Buonasera, Donda Rigi, l'avete sentito nell'anteprima, in apertura il blitz dei carabinieri nell'AS nelle strutture per anziani della Valle Peligna. Su 10 case di riposo ispezionate in 8 sono state rilevate carenze di tipo documentale e amministrativo. Nessuna segnalazione all'autorità giudiziaria, facciamo il punto nel nostro servizio. Segnalazioni e carenze non gravi per 8 delle 10 case di riposo ispezionate. Questo è il bilancio del blitz del NAS di Pescara sulle strutture per anziani della Valle Peligna. Nel corso della mattinata di ieri, carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Pescara e della compagnia Carabinieri di Sulmona hanno effettuato una serie di controlli nelle strutture socio-assistenziali per l'accoglienza di anziani presenti nel territorio della Valle Peligna. L'attività è stata coordinata dalla Procura di Sulmona, svolta simultaneamente al fine di non arrecare pregiudizio a talune strutture in favore di altre. 10 in totale le residenze che i militari del nucleo di Pescara e dell'arma territoriale hanno ispezionato al fine di verificare le condizioni generali degli ospiti, l'adeguatezza dei servizi offerti, l'idoneità e la sicurezza dei locali, oltre che i requisiti igienico-sanitari, escludere la commissione di reati in danno della popolazione ospitata. I controlli hanno consentito di escludere la sussistenza di ipotesi di carattere penale, lasciando invece aperta la necessità di approfondimenti di carattere amministrativo, con segnalazioni alle competenti autorità per 8 di esse e riguardano principalmente carenze strutturali, igienico-sanitarie non particolarmente gravi, carenze documentali per la mancata applicazione del manuale di autocontrollo aziendale e sovrannumero di ospiti. Approfondimenti verranno effettuati in merito alla presenza di alcuni ospiti per i quali l'unità di valutazione multidisciplinare della ASL dovrà esprimersi in merito alla compatibilità di permanenza di ciascuno di essi con il setting assistenziale offerto dalle rispettive strutture ospitanti, ovvero pronunciarsi sulla necessità di trasferimento in strutture differenti, capaci quindi di offrire anche servizi di tipo sanitario, oltre che socio-assistenziale. E ora la cronaca che ci porta a Prato La Peligna, in azione ladri di slot e sigarette, svaligiata la tabaccheria della centrale piazza. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Chiuso per furto. Banditi in azione nella notte nella tabaccheria di Piazza Madonna della Libera a Prato La Peligna. Dalle prime informazioni raccolte si è appreso che i ladri, forzando la porta d'ingresso dell'attività con un taglio trasversale, avrebbero asportato gratta e vinci, sigarette e perfino slot machine. Ad accorgersi dell'azione delittuosa pianificata e posta in essere nottetempo, è stato il proprietario della tabaccheria nel momento in cui si è recato in loco per aprire le attività. Ancora da quantificare il bottino del furto e la stima dei danni. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sulmona che procederanno ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate nell'area della centrale piazza Pratolana per cercare elementi utili ai fini delle indagini. L'attività in mattinata è rimasta chiusa ai fini della ricognizione e della conta dei danni. Un episodio che non è passato inosservato, rientra nella recrudescenza di azioni delittuose in prossimità delle feste. Un anno intenso per i cosiddetti furti propedeutici, c'è anche qualche caso irrisolto e intanto sui banditi che circolano in Valle Peligna spunta qualche sospetto da parte delle forze dell'ordine. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Non furti fine a se stessi, ma propedeutici al compimento di ulteriori azioni delittuose. Si stanno concentrando su questo filone le indagini avviate da polizia e carabinieri sulla banda di professionisti tornati in azione negli ultimi giorni nel capoluogo Peligno con l'asportazione di ben 2 autovetture in una sola notte. I banditi, dopo aver rubato le auto, hanno smontato perfino il geolocalizzatore contenuto all'interno, segno di un'esperienza collaudata nel compimento di tali azioni criminose. Altrove furti dello stesso genere sono serviti e banditi per colpire luoghi sensibili e strategici del territorio, per assaltare cioè bancomat e uffici, come è avvenuto nell'ultimo periodo nel Foggiano e nel Molisano. Per questo la lente della giustizia si allarga a 360 gradi, anche perché il 2023 è stato un anno particolarmente frizzante per la vallata, che si conferma crocevia e punto strategico anche per micro e macro criminalità. Il paradigma della cronaca è cambiato. Dagli spari ai portoni delle case e delle attività, alla rapina a mano armata nella villa di un imprenditore, fino all'assalto al bancomat della BCC di Prato La Peligna a Corfinio, che risale all'Epifania di un anno fa, per il quale si spera che il cerchio delle indagini possa essere chiuso a breve, dal momento che ci sarebbero alcuni sospetti sui potenziali autori del colpo da 27.000 euro più i danni incalcolabili. Una vallata, insomma, che da tempo non è più un'isola felice, per questo taluni fenomeni vanno sicuramente gestiti e controllati.
E la cronaca ci riporta a Sulmona, un pugno in pieno volto mentre prende il caffè al bar. Un 28enne del posto è finito in ospedale, ma resta il mistero sulle cause. Sulla vicenda sta indagando la polizia. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Sarebbe stato preso a pugni mentre sorseggiava il caffè in un locale del centro storico della città di Sulmona. Protagonista della vicenda è un giovane di 28 anni che è stato accompagnato l'altro giorno presso il pronto soccorso del locale nosocomio a seguito dell'aggressione subita. Il 28enne avrebbe rimediato ferite e escoriazioni al labbro, giudicate guaribili con una prognosi di 7 giorni. Sulla vicenda si stanno svolgendo gli accertamenti della squadra anticrimine del commissariato PS di Sulmona, che ha preso in carico la documentazione medica. Cercando di raccogliere elementi utili per venirne a capo. Al momento resta il mistero sulle cause alla base dell'aggressione. Il giovane avrebbe riferito di essere stato attinto da un pugno in pieno volto mentre si trovava al bar con altre persone da un conoscente con il quale non intrattiene frequentazioni né avrebbe avuto problemi nell'ultimo periodo. Una persona nota alla vittima della presunta aggressione, ma anche alle forze dell'ordine. Soccorso da avventori e personale dell'attività si è poi recato in ospedale per le cure mediche. Il 28 Tenne si è quindi riservato di sporgere querela sull'accaduto, ma sui fattori scatenanti e sulle modalità sono in corso le verifiche del caso. Vive con i suoi, ma prende il reddito di cittadinanza nella casa in affitto. 28 mesi di reclusione alla furbetta del reddito, ora dovrà restituire ben 8.000 euro percepiti in un anno. Sentiamo com'è andata nel nostro servizio. 2 anni, 4 mesi di reclusione più pagamento delle spese processuali, e questa è la pena inflitta dal giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, a una giovane residente in Altosangro, FG, le sue iniziali, finita sotto processo per la percezione indebita del reddito di cittadinanza. I fatti risalgono a periodo 2020-2021, quando, nell'ambito di specifiche indagini svolte dalla Guardia di Finanza sui cosiddetti furbetti del reddito, è emerso che la donna, all'atto della presentazione della domanda per ottenere benefici, aveva falsamente dichiarato di risiedere in un'abitazione collocata sul territorio comunale di Pesco Costanzo. Le verifiche svolte hanno permesso di accertare che l'abitazione in questione risultava affittata a terzi e che la donna, al contrario di quanto dichiarato, viveva con i suoi familiari. Una vera e propria furbata, secondo procura e giudice, vista l'accumulazione del reddito. Da novembre 2020 a ottobre 2021 l'imputata aveva percepito indebitamente la somma di 7.800 euro, da qui la condanna alla pena di 28 mesi di reclusione. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco con le nostre notizie. Quando abbiamo pensato a Parco del Gusto, la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio. Difatti, la struttura, oltre ad essere completamente in legno, ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici. Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a Coop Ansape Terra Antica, in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della Regione Abruzzo. La nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia locali che sono in grado di raccontare il nostro territorio. Dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche e agricole della nostra valle, come i legumi, cereali, farine, per passare poi alle paste, le trafilate in bronzo, le produzioni artigianali, ecco, questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto. Parco del Gusto, all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica di Raiano, propone quotidianamente tutte le nostre produzioni, dall'olio extravergine d'oliva della varietà Rustica e Gentile, fino alle produzioni lattiero-caseari. Per chi volesse venirci a trovare, Parco del Gusto si trova all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica, statale 5 Raiano. Parco del Gusto, dove il prodotto che c'è più a cuore è il nostro territorio. Grazie.
Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. È fondamentale riposare bene. La serenità della vita dipende anche dalla qualità del sonno che va ricercata nella rete, nel materasso e nel guanciale. La scelta del nostro sistema di riposo va fatta con cura. Deve adattarsi alle nostre caratteristiche ed essere realizzato con materiali di qualità. Affidati a Semiflex, fabbrica materassi artigianali, memory, in lana e a molle, reti e doghe anche motorizzate, lavaggio lana e inoltre lavori di tappezzeria per ridare nuova vita a sedie, poltrone e divani. Semiflex è da sempre alla ricerca di soluzioni all'avanguardia, mescolando innovazione e tradizione. Fabbrica e showroom in via Alessandro Volta, zona industriale, Raiano. Don't want a lot for Christmas. Per rendere più dolci e speciali le tue feste di Natale, per regalare momenti di piacere e rendere indimenticabile il Natale dei tuoi cari, l'antica dolceria L'Unica, attività storica dal 1932, ti aspetta, sempre nelle sue sedi di Corso Video 231 e 209 a Sulmona, per consigliarti e coccolarti insieme a tutto il suo staff. Buone feste! Pranzo o a cena, ristorante pizzeria La Vigna, via Cerrano, Prato La Peligna. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. My wish come true. All I want for Le profumerie Rosa Cipria augurano a tutti buon Natale e buone feste. Lavorare con passione. E questo il nostro segreto. LPG Legno, dal 1997, realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla posa in opera. Alla LPG Legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorazione legno autorizzato. Progettazione e stabilimento a Raiano, zona industriale. 347 588 7107. LPG Legno, la tradizione artigiana incontra l'innovazione quotidiana. Nel forno più amato di Sulmona lievitano le novità. Per Natale, ceci ripiani e scarponi secondo la tipica ricetta sulmonese. Panettoni artigianali, tronchetti, dolci natalizi con la possibilità di confezioni regalo. Profumo di pane vi aspetta a Sulmona, in via Lamaccio. Il mercato centrale a Prato La Peligna è il locale che non ti aspetti nel cuore dell'Abruzzo. La cucina della tradizione è rivisitata attraverso l'utilizzo di ingredienti di qualità. Mercato centrale aperto anche a pranzo per venire incontro alle esigenze di chi lavora e intende concedersi una pausa veloce e piacevole. Nella scelta non manca l'offerta derivante da una varietà inesauribile di prodotti con tutta la qualità del chilometro zero locale. A cena poi tutto si trasforma. Le atmosfere assumono toni caldi, dei legni pregiati, cibo di qualità, servizio ineccepibile e discreto.
Inoltre la cantina conta più di 200 etichette provenienti da tutte le regioni d'Italia, ma in particolare dalle migliori cantine d'Abruzzo. Il mercato centrale è a Prato La Peligna, strada statale 5, telefono 0864 23 81 83. Emporio Tessile Lauri, arredamento e tendaggi. Il tuo punto di riferimento a Sulmona per tende da interno, tende da sole, zanzariere, tende tecniche, gazebo, tappezzeria e pergotende. Scopri tutta la nostra selezione di filati per arredare i tuoi spazi. Realizziamo anche confezioni grazie alla nostra sartoria. Emporio Tessile Lauri vanta un'esperienza che ci contraddistingue dal 1980. Vieni a trovarci, siamo a Sulmona in via Cornacchiola 48. Emporio Tessile Lauri, professionalità dal 1980. Seconda parte di Onda TG, parliamo del Cogesa verso l'addio. Il comune di Prato La Peligna è pronto a dismettere la sua quota, una notizia che ha creato subito un'evidente fibrillazione. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Prato La Peligna verso l'addio al Cogesa. Il centro peligno sarebbe pronto a dismettere la sua quota dalla società partecipata che si occupa della gestione del servizio rifiuti in centro Abruzzo. L'indicazione per il sindaco Antonella Di Nino e per l'intero consiglio comunale è arrivata dagli uffici dell'ente, secondo i quali sarebbero venuti meno i presupposti di legge per la permanenza nella struttura di Cogesa. Una linea netta che arriva proprio nel periodo degli accantonamenti in bilancio da parte dei comuni. L'argomento è stato affrontato la serata di ieri della conferenza dei capigruppo plenaria che si è tenuta all'atere del Consiglio Comunale. Sindaco, assessori, consiglieri si sono lasciati con l'intesa di approfondire la questione nei prossimi giorni con ulteriori incontri per addivenire con una determinazione in tal senso nella prossima seduta dell'assise civica prevista per il 28 dicembre. Dagli uffici comunali arriverà molto probabilmente un parere favorevole per l'uscita del comune di Prato La Peligna dal Cogesa, vista l'analisi costi-benefici. Una decisione che al momento troverebbe pure un riscontro trasversale sul piano politico, anche se sarà ben ponderata visto il peso e il valore della scelta. Chissà se la stessa proposta arriverà a breve anche sul tavolo del comune di Sulmona. Il vero problema, in caso ciò avvenisse, è che nessuno dei soci pubblici potrebbe essere disposto a rilevare le quote, salvo ASM, ovvero la città del capoluogo. Torniamo a Sulmona perché per il decoro in centro storico il comune toglie gli impianti semaforici nell'area del teatro comunale. Sentiamo il perché nel nostro servizio. Migliorare il decoro della città, la qualità, la sicurezza della percorribilità pedonale e carrabile delle strade cittadine anche al fine di diminuirne la pericolosità nell'utilizzo da parte della pubblica utenza. Questa è la motivazione contenuta nell'ordinanza del comandante della Polizia Locale di Sulmona che su richiesta dell'amministrazione comunale ha disposto per lunedì 18 dicembre l'eliminazione dei semafori nell'incrocio tra via Denino, via Angeloni, via Panza e piazzetta San Domenico, praticamente l'area del teatro comunale Maria Caniglia. A tutela del decoro urbano del patrimonio storico-artistico della città saranno eliminati i pali di sostegno delle lanterne semaforiche attualmente installati uno a ridosso del Teatro Caniglia, l'altro in corrispondenza della facciata della chiesa di San Domenico lato via Panza. Edifici dal valore estetico-artistico compromesso dalla presenza di impianti semaforici che con le loro dimensioni, forme e colori finiscono per svalutare il decoro dell'abitato in quella zona del centro storico. Insomma, il comune, pur di alzare gli standard del decoro urbano, toglie i semafori. A motivare la decisione anche la circostanza che il flusso veicolare a ridosso dell'incrocio è ridotto sia negli orari di vigenza della ZTL che nello stante orari di accesso aperto a tutti i veicoli e che in caso di non funzionamento dei semafori nessun incidente si è mai verificato. Un motivo in più per valorizzare un angolo suggestivo del centro storico senza che ne risenta la sicurezza di automobilisti e pedoni. 50 anni di carriera, Nicola Piovani incanta il pubblico della Camerata Musicale Sulmonese, servizio di Gaetano Trigilio. Buonasera e benvenuti a questo spettacolo che abbiamo intitolato Note a margine. In realtà il primo embrione di questo spettacolo risale tanti anni fa, al 2005, era una commissione del Festival di Cannes che mi invitava a fare uno spettacolo in cui eseguivo delle musiche al pianoforte e ne parlavo.
Nicola Piovani a Sulmona con l'ultimo appuntamento che conclude la lunga tournée del concerto spettacolo Note a margine, che lo vede impegnato sul palcoscenico con il pianoforte insieme ad una sassofonista e ad un contrabbasso a raccontare aneddoti e storie di 50 anni di carriera. Ascoltiamo. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Studenti del Polo Video diventano attori grazie alla formula del teatro di produzione. Il 21 dicembre alle 10.30 nell'ambito del progetto Teatro Caniglia, teatro di produzione promosso da Meta PS in partenariato con il Comune di Sulmona, andrà in scena una produzione originale realizzata interamente da ragazzi e ragazze grazie all'attivazione di un laboratorio di scenografia, un laboratorio di sartoria, un laboratorio di recitazione ma anche prassi scenica, che hanno condotto i partecipanti in un percorso dall'alto valore formativo poiché è capace di renderli protagonisti parte attiva delle varie fasi di realizzazione di una produzione teatrale. Fulcro della pièce sono le opere di Ovidio Publio Nasone, di cui il regista Mario Massari ha sapientemente proposto una riduzione creando immagini dall'alto valore simbolico, così da trasmettere ai ragazzi e alle ragazze partecipanti al laboratorio nonché al pubblico l'attualità che ancora permea agli iscritti del sommo poeta. L'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio Meta APS, grazie alla proficua collaborazione instaurata da anni, che ha come obiettivo la formazione dei giovani non solo come studenti ma anche come persone, cittadini consapevoli delle proprie capacità, offriranno dunque alla cittadinanza un momento di condivisione culturale attraverso lo sguardo di giovani che osservano il futuro, consapevoli del passato e delle proprie capacità. E ora l'atletica con Daniele Ottaviani, che riceve dal CONI l'ambito riconoscimento, il nostro servizio. Anche quest'anno un atleta dell'ASD Amatori Atletica Serafini ha ricevuto il riconoscimento da parte del CONI. Si tratta di Daniele Ottaviani, 14 anni, studente del liceo classico e protagonista per tutta la stagione del 2023. Lo scorso anno fu il fratello Simone ad ottenere uguale attenzione del CONI in occasione dell'annuale festa provinciale. Daniele è stato premiato da Angelo Caruso, presidente della provincia, per aver conquistato a Matera il titolo di campione italiano nelle prove multiple. A riconoscere il valore del giovane sulmonese è stata la commissione del CONI, che annualmente giudica le capacità dei migliori esponenti delle varie discipline sportive della provincia dell'Aquila. Daniele Ottaviani, con il successo ai campioni italiani di Matera, si è posto all'attenzione dei massimi organi sportivi nazionali, in quanto è riuscito ad ottenere, oltre ai risultati che componevano le specialità delle prove multiple, anche il nuovo record regionale nel salto in alto, superando l'asticella di 1,78. Grande soddisfazione nella famiglia dell'amatore Serafini per aver consentito nel 2023 ad un atleta la massima considerazione da parte del CONI. www.ondatv.tv, il nostro sito internet che vi invito a visitare per restare aggiornati in tempo reale su tutte le notizie, anche la nostra pagina Facebook, i nostri canali social. Bene, io mi fermo qui, grazie per essere rimasti con noi, a tutti una buona serata.